Buongiorno a tutti, benvenuti su questo primo podcast con tema Il sentiero del Kriya Yoga. Allora, mi chiamo Hervé Ballot, studio, pratico, insegno Raja Yoga, medicina tradizionale cinese e giapponese e la meditazione del Kriya Yoga. In questo programma vorrei fare questa offerta, ridare agli altri quello che ho ricevuto dai miei maestri. Per me è un onore di far parte di questa linea dei grandi maestri che vi presenterò man mano che procederemo in questo viaggio e di cui ho ricevuto l'onore di ricevere il ministero da parte del mio amato ed ormai defunto Roy Jean Davis, ricercatore sincero. Allora, quello che stiamo facendo non è un obbligo, non si pensate o non pensiamo di cambiare delle cose fondamentali, non si tratta di cambiare la nostra vita secolare, la nostra famiglia, il nostro lavoro, non dobbiamo andare a vivere in India, in un ashram, praticare yoga fisico estremo, o fare agopuntura o tuina, cantare dei mantras, diventare vegani, seguire la dieta cinese, prendere la posizione del loto sulla testa durante i meeting di lavoro, ancora cantare Om a Asatama Sadgamaya nei corridoi del nostro ufficio. No, 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 si tratta solo di cominciare a conoscere una realtà, quindi non cambiare le cose essenziali nella nostra vita, ma diventare sempre più consapevolezze di chi siamo da sempre. Si tratta di cambiare punto di vista, di guardare una realtà con una prospettiva diversa. Roy Jean Davis, il mio maestro, definiva la crescita spirituale come il fatto di acquisire conoscenza, coscienza e esperienza dell'essenza del nostro essere, quindi una cosa importante, conoscenza intellettuale, coscienza intuitiva e fare esperienza fattuale dell'essenza del nostro essere. Le mie parole potrebbero essere per te forse troppo dirette nel futuro e ti potrebbero mettere a disagio. Te ne chiedo scusa in anticipo, io sono un hey wake up, piuttosto che io voglio di poter imporre qualsiasi cosa a qualcuno. La crescita spirituale è definita da Roy Jean Davis come essendo questa coscienza, questa conoscenza e l'esperienza del nostro essere. La conoscenza si fa tramite piccoli insegnamenti delle pillole che riguardano prevalentemente la scienza dei Veda, queste grandi verità che ci ha offerto l'India, ma anche altre grandi realtà. Sono comuni agli insegnamenti offerti dai grandi santi e saggi di tutte le grandi religioni e tradizioni nei secoli passati. L'esperienza è una practice diretta, quotidiana, un'abitudine da prendere. Impareremo il ruolo di drona, l'abitudine, il fatto che una buona abitudine abbia necessità di 21 giorni o 40 giorni, mentre una cattiva abitudine ha solo bisogno di un giorno. E terzo, la meditazione. La meditazione sarà meditazione Hong So, all'inizio guidata, poi indipendentemente, è una meditazione ancora pubblica, non fa parte delle grandi chiavi del Kriya Yoga che verranno offerte più avanti a chi lo desidererà. La scienza del Kriya Yoga di cui parleremo si materializza con un'iniziazione, che è una partenza dove si riceve la prima chiave del Kriya Yoga. Ci sono cinque chiavi, vengono date al ricercatore sincero che ne fa la domanda. È gratuito. Il processo può essere lento, moderato o intenso. È la tua scelta. Chi è già iniziato, chi fa parte del nostro gruppo, o che è già Kriyaban, come si chiama, può ricevere in modo di nuovo l'iniziazione quando lo desidera, crescere nel primo Kriya, la prima tecnica, la prima chiave, con intensità variabile, o essere iniziato a Kriya superiori in funzione del suo stato di avanzamento nella pratica. I Kriya sono come dei vari piani, dei stadi di un razzo interstellare che devono essere trascesi man mano, quindi non vogliamo attaccarci alla tecnica. La tecnica è stata fatta come una scala con tanti scalini che sono fatti per poter essere trascesi man mano. Il primo Kriya cresce in potenza con l'esperienza degli altri. Durante più o meno 3 mesi faremo esperienze di un Kriya open source, detto Baby Kriya o meditazione Hong So, che
che certi di voi conoscono già, che permetterà a chi lo praticherà di poter capire se è una via che ritiene valida. È solo una via, una via. E sappiamo che le vie del senso sono infinite, quindi Paramahansa Yogananda, di cui parlerò anche più avanti, maestro diretto di Roy A. Jane Davis, il mio maestro, diceva che la mente umana ha bisogno di tempo per creare queste abitudini. E ecco, queste vie sono infinite, che quando hai trovato un pozzo, dig your own hole, quindi continua a scavare il tuo pozzo piuttosto che fare spiritual shopping. I podcast arriveranno in momenti vari, può essere diversi durante la stessa giornata, può essere uno al giorno o una volta a settimana, qualche volta a settimana, qualche volta al mese, dipenderà, quindi non c'è regolarità in questi podcast. La cosa più regolare che vi invito a fare sarà una pratica quotidiana della tecnica del Hong So. Quindi partiamo, vi lascio meditare un po' su quello che ci siamo detti oggi. Sono molto onorato e contento di avervi con me su questo viaggio che aprirà tante porte, ne sono certo. A presto.